Siamo sempre in Sila, l'altopiano silano con i suoi colori autunnali, queste strade che sembrano paesaggi immersi in queste grandissime immense pinete. Adesso io vado verso la parte di Germano, questa è la parte della strada che ci porta anche verso la Fossiata, poi la Camiglia dello Silano, la Cocicita chiaramente. Adesso io giro invece, vedete a sinistra, San Giovanni in Fiore, Cosenza, Germano. Di qua si può arrivare anche a San Giovanni in Fiore, poi andando avanti, prima di Germano, c'è una strada che ci porta anche ai Giganti della Sila, Croce di Magano. Adesso io salgo, sicuramente qua ci saranno delle persone, è facile che ci sia qualcuno, ma comunque non so, ci dovrà essere un'altra gettata, si trova pochissimo, e vedo tante gente un pochettino alla buona, ma al momento abbastanza scadente anche oggi. Qua c'è qualcuno, non c'è nessuno neanche qua, vuol dire che comunque adesso farò un paio di posti e poi deciderò se andare a destra, andare ancora più giù per Germano e poi girare in quella strada che vi dicevo che porta a Croce di Magara, quindi ai Giganti della Sila. Sto valutando qual è la cosa migliore da fare. Qualche macchina c'è di qua di là. Sembra che non si siano lanciati ancora i funghi, visto che ha piovuto di recente, e quindi le nuove gettate richiede qualche giorno. Diciamo, la prossima domenica ci dovrebbe essere qualche cosa in più. Anche perché poi il vero mese dei funghi è ottobre, tolto ottobre, poi novembre, un po' così così. Comincia a fare freddo. C'è qualche furgone di qua di là. Poco più avanti ci deve essere una sorgente, una delle migliori acque secondo me. Peccato che sia poca la gettata dell'acqua. Poi sono tante macchine parcheggiate. Sicuramente questi vanno un po' a porcini, ma anche ramari e probabilmente anche sicuramente i pinicoli. A Rossano li chiamano i rosito, forse non so, a Rossano a Posola, dico, a Catanzaro, ognuno li chiama come vuole. Il nome è Lactarius delicius, uno dei migliori funghi secondo me, versatilissimo, si può fare arrostito con la pasta, si può fare anche nei vasi, chiaramente. Gente ce n'è, tanta gente. Sotto, ma penso che sia l'albero della trasmissione che tocca poco, ma lo devo regolare in qualche modo. Come dicevo, vedi, qua c'è sulla mia destra una sorgente d'acqua veramente molto interessante. Vedo gente che si sta ritirando, io trovavo pure i funghi sulla mia sinistra qualche tempo fa, vedo nulla, e vuol dire che si soffre, insomma, che dobbiamo fare. Ci sentiamo dopo, io vado più avanti più o meno un chilometro e poi mi fermo.